Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, Levast90, benvenuti quest'oggi a questo nuovo video, o meglio, benvenuti quest'oggi a questa puntata di strategie pirotecniche che, come al solito, non vedrà grandi effetti pirotecnici, non ci saranno esplosioni, ma vedrete una cazzutissima partita, o almeno spero, giocata su No Shark Cannons con il P90, che potrei anche ribattezzare come Pippo 90, nel senso Pippo ti piego a 90 e ti faccio, effettivamente è un'arma devastante. Non so voi, ma io mi ci trovo davvero benissimo con questa arma. Sarà forse il fatto che ha dei caricatori giga enormici fottutamente grandi? Praticamente avete in un caricatore 51 colpi. Non so se mi spiego. Praticamente con 51 colpi voi potete sparare 51 colpi. Esatto, 51 colpi che usciranno dalla canna di questo fucile. Praticamente farete 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vabbè, forse è meglio non contarli tutti. Comunque non lo so, forse una delle cose che adoro di quest'arma è proprio il caricatore infinito, che vi permetterà spesso e volentieri di farvi alcune triple, a meno che la gangbang non sia al contrario e quindi voi veniate violentati da 4 medici neroni che vi faranno molto male. Ma tralasciando queste brutte immagini che non voglio subito dimenticare, oddio, il P90 comunque sì, vi darà delle grandissime soddisfazioni. Io ve lo consiglio, provatelo. Mi piace spesso utilizzarlo con il mirino laser, come vedete lì, o meglio il puntatore laser, non il reflex intendo, non il mirino, il puntatore che vi permetterà. Sì, Lego Plex Knife, yeah. Mi piace un sacco utilizzare il coltello, non so voi, ma io penso di avere almeno all'attivo un 600 e passa a coltellate. La mia terza arma più utilizzata del gioco. È una libidine utilizzare il coltello e strappare gol e piastrina alla gente. Ok, ti ho lasciato questo comunque. Sì, utilizzate il, per casi, il mirino laser, quel dispositivo che viene agganciato sulla testa. No, mi fare! Maledetto! Brutta persona questa, perché secondo me vi aiuterà molto nello spruzzare, nello sprayare, nello sparare, ossia senza mirare, per andare a farvi nemici, essendo un'arma davvero prestante anche in queste situazioni. Volete dei dati tecnici? Fottetevi, non ve li darò mai. No, non vi sto qui a dire minga, fa un danno da XXY. No, non mi interessa. Mi interessa solamente dirvi che è una buonissima arma. Provatela, è la Colt 1911. Che arma, ve la ricordate su Bad Company 2? Mi è sempre piaciuta tantissimo e, visto che mi piaceva così tanto, la continuo a utilizzare anche qua su Battlefield Bad Company 3. No, in realtà è Battlefield 3. E comunque andiamo avanti con questo commentary del tutto no sense. Beh, più o meno. Comunque vi consiglio di godervi questa partita e godervi anche la musica di sottofondo che trovate qua. Il sottofondo, effettivamente. Attenzione! Guardate, la Colt secondo me è un'ottima arma. Purtroppo non ha un caricatore davvero capiente, ma facendo molto danno. Io ve la consiglio, provatela, perché certo c'è l'M93 che ti fa sempre, ma perché non optare per talvolta per una Colt 1911? Sicura, affidabile e lucente. La miglior arma preferita dai papponi nel 2013. Diventa anche tu un pappone. Prendi anche tu una Colt 1911 placcata d'oro. Sì, dovete avercela d'oro, perché se no non entrate nel circolo dei papponi. O ce l'avete d'oro o siete fuori. Comunque, direi che ci siamo, sì, adesso questa musica sta per prendere, sta per iniziare un bel movimento. Quindi, adesso, io sarò in silenzio per qualche secondo e godetevi un po' di musica con me. Mi raccomando ragazzi, non dimenticatevi mai di caricare le vostre armi lì. Subitamente sono tornato con la Colt, 3 colpi in canna, CQ1, CQ2, sei panato, sei fottuto e ti inculano. Quello è quello che è successo ragazzi. Anche queste sono piccole distrazioni che possono costarvi spesso la vita. Fate molta attenzione, ragionate su quello che state facendo. Più nemici davanti c'è sempre la gola, la pretesa, l'invito a ucciderli tutti. Ma dovete ricordarvi di caricare le vostre armi, altrimenti viene piuttosto difficile. A meno che non abbiate mangiato aglio la mattina o una buona
a bagna caldo li potrete stendere col vostro alito pestilenziale. Ma tralasciando le risate diaboliche, altra cosa pregevole che avete visto, la ressata veloce. Ve lo dissi già in una puntata, o meglio in un video dedicato a Close Quarters, proprio anche strategie pirotecniche, dove vi spiegai ressate la gente, ressa la gente per una vita migliore, o meglio per cercare di vincere. Comunque cercate di ressare i vostri compagni molto velocemente, perché saranno sempre un valore aggiunto per la vostra squadra. Compra anche tu, ressa veloce, sì, nelle migliori farmacie o nelle o nei sexy shop. Così, non so perché, anche nei sexy shop, defibrillatore a go. Defibrillatore che è un po' deludente, devo essere sincero, rispetto a Bad Company 2. Su Bad Company 2 il defibrillatore lo utilizzavate anche per violentare e stuprare la gente. Devo smettere di utilizzare la parola stuprare. Per andare a segare, defibrillare e sfolgorare, sì, con la S davanti, sfolgorare i vostri nemici. Era davvero fighissimo. Qua invece su Battlefield 3, ogni volta che voglio andare col defibrillatore, non so voi, ci sto lì con 20 minuti con le piastre e non mi muoiono mai davanti. Muoio sempre io. Difatti ho deciso di smettere di fare il pirla con il defibrillatore in giro per la mappa, ma ve lo consiglio, provateci anche voi ogni tanto. Ma comunque, vi consiglio di prestare attenzione anche al gameplay, così non ascoltate le mie stronzate in realtà. No, perché sono contento, una bella partita tranquilla su Nosh Arcanas, molto ignorante, come piace a me. No, insomma, è sempre bello divertirsi su Bad Company o scusatemi, su Battlefield 3 con i mezzi, ma talvolta un bel team ignorante in TDM ci sta, come questo pezzo ignorantissimo di questa musica. Senza pietà ragazzi, se vi trovate l'Evasep 90 fate attenzione, perché vi mette 90 e vi fa esattamente come il soprannome che ho voluto dare a quest'arma, il P90 o Pippo 90, te piego ti faccio. Beh, tralasciando le minchiate, minchiate a parte, parliamo un po' ancora di Battlefield 3, parlando di agilità, movimento e dinamicità. Sì ragazzi, Battlefield 3 è davvero cambiato, è molto più veloce come videogioco. Potremmo azzardare dicendo che si è avvicinata a quella saga che tanto io amo, COD. Beh, tralasciando sì magari quelle paragoni poco piacevoli, sì, il videogioco è molto più veloce e molto più dinamico, mi piace così dire. E quindi cercate di sfruttare tutto questo. Spesso vedo della gente che sembra avere un palo in culo. Oddio, che c'è gente a cui piace, ma personalmente, per gusti personali, un po' a me sinceramente turba la cosa. E quindi non mettetevi un palo in culo ragazzi, e muovetevi, usate l'agilità del vostro soldato, come qua. Muovetevi tra i container, cercate, aspettate il nemico, cercate di intuire e prevedere i nemici e i movimenti di questi per andare a farveli. Su Nosh Arcanas per esempio è un'ottima mappa dove potrete allenarvi per migliorare la vostra agilità. Saltate tra i container, muovetevi, depistate gli avversari, soprattutto prevedete le mosse. Sì, sembra stupido, ma saper e riuscire a prevedere o eludere un nemico e la BC per riuscire ad avere una buona performance su un videogioco, o meglio su uno sparatutto. Poi si può estendere un po' tutto, ma focalizziamoci sugli sparatutto, ecco. Che riuscire a fare una mossa, far capire all'avversario che vi state spostando da un lato, per poi andare dall'altra parte e farveli tutte e due. Beh, capite bene che è l'ottima soluzione per avere delle buone performance. Quindi intuite, prevedete, agite, colpite, stuprate. Stuprate è un termine che devo ricordarmi di smettere di utilizzare. Quindi ragazzi, mi raccomando, provate magari ogni tanto a giocare una partita ignorante su Nosh Arcanas, ma cioè va benissimo qualsiasi altra mappa, ma soprattutto sfruttate l'agilità del vostro personaggio, la dinamicità che mette a disposizione questo Battlefield 3. Ma ormai ragazzi, questo video sono ormai agli sgoccioli, siamo negli ultimi minuti finali e quindi colgo l'occasione per andare un attimo in bagno, un secondino in bagno e torno tra 5 minuti. No, ok, no, forse è meglio che io ci vada dopo. No, in questa fase conclusiva di questo video sono semplicemente io, Levas90, che vi voglio ringraziare per la vostra gentile attenzione che avete prestato a questo video. Se vi piacesse la canzone, consultate la descrizione dove la potrete trovare, o forse no, sì, consultate la descrizione per la canzone e per qualsiasi altra informazione
utili. Se vi piacesse strategie pirotecniche, iscrivetevi allo show. Sì, beh, oddio, iscrivetevi innanzitutto al mio canale se non foste ancora iscritti, ma soprattutto se vi piacesse e seguiste con attenzione questa serie, ossia strategie pirotecniche, iscrivetevi allo show, non costa nulla. E poi alcuni magari mi chiederanno che cosa serve. Bella domanda, non lo so, però c'è lo show, magari iscrivetevi. Poi, non so, c'è lo show più interessante, che ne so, di Oara la Pompinara, iscrivetevi a quello. Però, diciamo, bello Oara la Pompinara, mi è arrivato anche così, mamma mia, pazzesca la fantasia. Comunque, sì, più che altro per avere un feedback, per sapere quante persone tengono alla serie strategie pirotecniche, per sapere, per avere alla fin fine un feedback. Poi l'utilità dello show o meno, non la so, però ci sta. Soprattutto ci sta lo show Oara la Pompinara, magari lo creo io, va. Comunque ragazzi, io sono Lego, vi ringrazio per la vostra gentile attenzione che mi avete prestato quest'oggi. Lasciate un like se aveste apprezzato questo video e... oppure vi vengo a prendere a casa col Pippo 90, col P90. Io sono Lego, bella ragazzi, ci becchiamo qua su questo canale con i prossimi video. Ciao! We'll be right back.